Ora io e Massi ci togliamo un attimo dai panni dei presentatori e il presentatore adesso lo facciamo fare a Francesco, perché vuole presentare una persona molto legata a lui e molto legata al discorso derby che facciamo prima. Mi mettete in difficoltà perché non so da dove partire, no? Perché sono partito nel 2003 con Fabio e, come ha detto lui in intervista, con Fabio si è creato un grandissimo rapporto, ma con lui non c'era bisogno mai di parlarsi, di dire cosa si doveva fare prima di una partita. Ci bastava guardarsi negli occhi per capire quello che si doveva fare. Però facevamo solo un'unica cosa, il bene della Sampdoria noi facevamo, perché fra me e Fabio non c'è mai stata un'invidia e quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto solo per la Samp. E penso che sia sotto gli occhi di tutti di quello che c'è stato. Per me Fabio, oltre ad essere un grande amico, era in campo la mia colonna portante, perché era il mio trascinatore, perché partiva tutto da lui e io di conseguenza andavo dietro a lui, perché era veramente un ragazzo di carisma, un ragazzo, una grande personalità. Quindi ciao a tutti, intanto ringrazio di nuovo i ragazzi per l'invito, perché essere a questa festa stasera è un onore ed un orgoglio. Vi dico che alle 5 dovevo essere all'aeroporto di Bologna perché non ero per la Sicilia, ma non sono voluto mancare, perché queste bravo! Cose devono prendere al volo, perché scontate ma scontate non sono. Io posso dire che a distanza di anni è chiaro che ho preso il mio percorso allenatore, commentatore e tutte queste cose qua, però quando sono tornato a Marassi in diverse vesti è stato sempre un grande piacere, un grande onore, perché anche da distanza l'affetto che voi mi date è sempre smisurato. E quindi, visto che qui si parla emozioni da derby, quell'anno credo che ricordiamo tutti, ci siamo tolte tantissime soddisfazioni. E io del derby voglio dire solo due parole, visto che i ragazzi mi avevano detto che si parlava di derby. Io ho sempre detestato, anche adesso continuerò a farlo, che faccia l'allenatore o il commentatore, chi dice che i derby sono partite come le altre. Per me chi dice questo o mette le mani avanti o non capisce che partita va a giocare, perché i derby si giocano per i tifosi, si giocano per le emozioni. È vero che valgono 3 punti, ma valgono molto di più, e sono le uniche parole che volevo dire io di cos'è un derby. Tutto qua, grazie ancora, un saluto a tutti, un abbraccio. Ai 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 ai, dai Bazzani segna per noi. Ai 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 ai, ai ai ai, dai Bazzani segna per noi. Una cosa che lega il 2003 al 2022 è un coro. Siamo noi, siamo solo noi, quelli che comunque andrà, se ne stanno là, e che guarda il grande. Siamo noi, siamo solo noi, quelli che ne sono che andrà, se ne stanno là, e il grifone piangerà. Per farvi capire l'importanza comunque di questo signore qua, il coro Ioioi, anche i più grandi lo ricorderanno, da Vialli, il primo per cui dedicammo questo coro era Fabio Bazzani. Anche per capire l'importanza. Allora tiro sulle mani! Grazie ragazzi! Grazie ragazzi! Grazie ragazzi! Grazie ragazzi! Ci tengo a dire una cosa, che è vero, è un onore, assolutamente. Ma è altrettanto vero che ho sempre voluto sottolineare che i mostri sacri stanno là e Vialli è un mostro sacro. E io ho fatto qualcosa per la Samp imparagonabile a quello che ha fatto Vialli, però è un grande orgoglio avere lo stesso coro.